Siamo alla 17ª giornata di campionato di seconda categoria Girone B. L'Atletico Pomarico sfida in casa il Calvello, dove il Pomarico batterà quest'ultima per 5 reti a 1. Inizia il primo tempo, con un bel Pomarico che crea tanto senza permettere agli avversari di superare il centrocampo. Al 30esimo del primo tempo arriva il gol di Matteo Musillo, che su assist di Antonio Epifania sblocca il risultato, con una cannonata all'inter dell'area. Il primo tempo finirà con il parziale di 1-0 per il Pomarico. Nel secondo tempo il Pomarico cercherà il raddoppio per mettere al sicuro il risultato. Infatti, intorno al 55esimo andrà in rete con Schiavone, al 60esimo con Perillo e nell'ultima frazione di gara segneranno ancora Schiavone e Musillo. Ormai la partita è vinta, ma proprio negli ultimi secondi il Calvello segnerà il gol della bandiera. Vediamo ora le interviste. Oggi il Pomarico vince per 5 reti a 1. Una bella prestazione tutta quanta la squadra e anche una bellissima prestazione di Matteo Musillo che segna la prima rete con una cannonata diciamo, vicino all'aria. E le tue impressioni, Presidente, per quanto riguarda la partita? Finalmente dopo tanto digiuno abbiamo vinto una partita. Speriamo che in questo giro di ritorno riusciamo a prendere un po' di punti perché la nostra situazione in classifica non è delle migliori. Non dimentichiamo che abbiamo giocato con l'ultima squadra della classifica, quindi non dobbiamo rilassarci. In questa settimana abbiamo lottato tanto, abbiamo in un campo molto precario, allagato, abbiamo fatto lo stesso allenamento perché volevamo raggiungere questa vittoria. Domenica scorsa a Stigliano purtroppo avevamo fatto una bellissima partita, abbiamo preso una traversa di nuovo con Matteo che in queste ultime settimane si sta allenando molto bene e sta cercando di risollevare un po' le sorti dell'Atletico Pomarico. Già da oggi quindi siamo ritornati, dovremmo essere ritornati di nuovo terzultimi, quindi ci siamo tolti dalla zona retrocessione. Sì, a me più che la zona retrocessione mi interessa che i ragazzi si devono divertire, si devono divertire. Ti diverti se vinci, è inutile girare intorno. Abbiamo visto oggi Matteo ha fatto due gol, il primo ha fatto io l'assist a Matteo. E niente, e poi Perillo, abbiamo giocato tutti bene. Il mister si è impegnato molto durante questa settimana, anche lui aveva voglia di vincere. Che 8-9 sconfitte consecutive pesano. Un po' su tutta la squadra, diciamo, è pesato questa. Sì, però i ragazzi non hanno mollato, li apprezzo tanto e spero che questa settimana si allenino di nuovo con grinta ed entusiasmo come hanno fatto in questa settimana precedente. Matteo, tu vuoi dire qualcosa ai tuoi compagni, alla squadra, alla società, qualcosa in particolare vuoi dire? Che finalmente abbiamo vinto e questa vittoria serve non solo ai giocatori, ma soprattutto al rapporto giocatori-società, quindi serve a tutte le persone che fanno parte della Lega. Ci fa piacere questa cosa anche perché i tuoi compagni, queste le tue parole sicuramente daranno spirito e coraggio per la prossima partita contro il Campomaggiore che sarà comunque molto difficile. Sì, al girone di andata contro il Campomaggiore abbiamo vinto 5-0. 5-0, ma ci siamo fermati perché loro erano in difficoltà e allora abbiamo pensato di fare un po' di giropalle, anche perché noi sappiamo qualcosa, perdere 8-9-0 come è successo a noi a Viggiano, a Brienza, fa molto male alla società e ai giocatori, è demoralizzata. Andiamo a Campomaggiore. Un bello spirito sportivo, diciamo, il Certo. Pomarico può dire che ha dimostrato di essere molto sportivo anche con le altre squadre. Però ha dimostrato anche di fare pochi punti, Ma sicuramente ci quindi. Meno riprende. male, oggi Matteo ha fatto due gol, la prima e l'ultima. Abbiamo visto che anche Di Luca si sta riprendendo alla Anche grande. se oggi si è mangiato più di un gol, quindi due gol, tre gol si è ha detto mangiato. che li riserverà per il Campomaggio. E poi Ci c'è sempre lui, quello che cammina con una gamba, perché è infortunato, Walter, però oggi voleva il gol, ha provato tante volte, anche un po' egoista durante tutta la partita, però è il capocannoniere della della squadra. Speriamo che batte a Pierino. E ha fatto una bella partita e ha segnato anche Walter. Speriamo che a Campomaggiore prendiamo altri 3 punti, così saliamo un po' in classifica. O no?
perché ci dobbiamo risollevare. Abbiamo anche parecchie mancanze, abbiamo visto Di Luca Marcello che ha giocato, che rientra da un infortunio, Castaldi, l'altro difensore infortunato. Comunque, una squadra precaria, ma noi ce la metteremo tutta. La ringrazio Presidente e ringrazio anche il giocatore Matteo.